No al definanziamento di due importanti interventi nella provincia di Pescara, quali sono la riqualificazione dell'area di risulta di Pescara e la bonifica della discarica di Villa Carmine fra Montesilvano e Città Sant'Angelo. Di questo si è parlato questa mattina in conferenza stampa a Pescara presso la sala consigliare del comune con i consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico che hanno illustrato e detto che le delibere di giunta regionale 416 del 15 luglio 2020 e 535 del 31 agosto 2020 mettano a forte rischio i due interventi. La Regione Abruzzo revoca i fondi Masterplan e induce gli enti e le stazioni appaltanti a sottoscrivere una convenzione di progettazione del 7% dei fondi che erano stati dati dalla Giunta di centrosinistra. Quindi per esempio per il comune di Montesilvano, per l'ARAP in particolare, dei 10 milioni circa 700 mila euro, per quanto riguarda l'area di risulta di Pescara il 7% di 12 milioni di euro. Perché noi chiediamo invece di non sottoscrivere queste convenzioni? Prima di tutto perché l'area di risulta è un appalto in concessione dei lavori, significa che chi parteciperà al bando produrrà la progettazione. Firmare una convenzione del 7% per la progettazione è del tutto inutile parlare di risulta, perché progettazione non c'è, tutto è stato compiuto. Quindi al sindaco Masci gli chiediamo di assumere coraggio, di non sottoscrivere la convenzione, di fare causa eventualmente alla regione sulla base di un emendamento che io ho presentato e che salvaguarda gli enti locali sottoscrittori della convenzione, o di trovare altre soluzioni. Per l'ARAP di Montesilvano invece noi abbiamo mandato una specifica diffida formale a sottoscrivere questa nuova convenzione, perché l'ARTA proprio qualche giorno fa ha avuto modo di dire del perdurante inquinamento del fiume Saline e quindi del mare e della necessità di opere di messa in sicurezza di emergenza, in particolare il barrieramento idraulico. Firmare anche qui una convenzione di progettazione non ha senso perché non consentirebbe l'utilizzo di quei fondi per le opere di messa in sicurezza di emergenza.